oggi con l'ultimo incontro che presenterà Tom Ben e quindi Alla poi interverrà Sorrida Giaretta. via di Mauro. Scusatemi, come comunicazione di servizio vi chiedo gentilmente di silenziare l'audio, così non ci sovrapponiamo con l'audio. Grazie. Dunque, questo è un percorso che è previsto in 7 incontri diversi. Questo nostro è il primo, saranno sempre di mercoledì alle 6, sempre su Zoom. E questo primo incontro, appunto, parlerà di spiritualità e servizio ed è una lettura evangelica che ci aiuterà ad affrontare le sfide che ci si presentano quando si lavora con le vittime di tratta. Il secondo modulo sarà incentrato sul lavoro di rete, sull'importanza del lavoro di rete, soprattutto quando si tratta di queste tematiche. Il terzo incontro sarà un incontro focus su un tema che negli ultimi anni sta prendendo molto piede, che è quello delle persone transessuali e della difficoltà in più che incontrano come vittime di tratta. Un quarto incontro sarà dedicato alla gestione delle nostre emozioni come operatori e volontari che hanno a che fare con delle realtà così importanti, ma anche così a volte anche brutali. Il quinto incontro è un ulteriore focus su quello che la pandemia che stiamo ancora vivendo ha comportato per le vittime di tratta, le nuove sfide che ci troviamo ad affrontare. Il sesto incontro invece sarà dedicato all'intercettazione delle vittime, all'accoglienza che si può dare alle vittime. L'ultimo incontro, il settimo, sarà invece dedicato è un momento un po' più partecipativo. Le unità di strada presenteranno il loro lavoro, quello che fanno con le persone direttamente, concretamente, e sarà un modo per conoscersi e approfondire il loro lavoro. Dunque, questo è un percorso pensato per approfondire questo tema, per dare degli strumenti concreti su alcune sfide, anche nuove, alcune vecchie, ma anche altre nuove, sul tema della tratta di persone trafficate. Dunque, altre informazioni che vi posso dare è che il link Zoom che avete utilizzato questa volta è sempre lo stesso per tutti gli incontri. Tuttavia, io vi manderò una mail prima di ciascun incontro, quindi il martedì mattina o al limite al pomeriggio potete aspettarvi da parte mia una mail, sempre come quella che vi è arrivata nei giorni scorsi. Vi chiedo anche se avete delle domande, visto che siamo tante e siamo su Zoom, di scriverle direttamente in chat anche durante gli interventi, in modo che così io le posso raccogliere e poi possiamo intervenire uno per volta dopo. Dunque, mi sembra di aver detto più o meno tutto. Passo la parola a Sua Eccellenza Monsignor Benoni Ambarus, Vescovo delegato alla Carità, ai Migranti e referente del Centro Missionario Diocesano. Don Ben, prego. Niente, io propongo a tutti voi di cominciare con una preghiera, affidando al Signore questo nostro percorso, le persone che interverranno, che ascolteremo, noi che siamo presenti e soprattutto poi difatti i veri purtroppo protagonisti di questo, che sono le vittime e anche i carnefici. Noi spesso parliamo del fenomeno della tratta, parlando delle ragazze, parlando dei transessuali e così via. Parliamo poco e questo sarà il focus del prossimo anno, dei cosiddetti carnefici. Cioè, perché poi questa roba esiste, c'è tanta gente che in maniera anche insensata ricorre a questo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Bachita, prega per noi. Allora, dico solo una cosa e lascio la parola a Sorrita. Quando il 18 di marzo abbiamo fatto la Via Crucis contro la tratta,
partendo dalla parrocchia di San Cirillo Alessandrino, poi il Quarticciolo, la Palmiro Togliatti, finendo poi nella parrocchia di San Bernardo di Chiaravalle, dove c'è appunto questa statua di Santa Bachita che abbiamo avuto dall'artista canadese Timothy Schmalz. Io ho lanciato una specie di appello ai presenti, ai partecipanti, dicendo: oggi abbiamo pregato, abbiamo presentato al Signore la nostra frustrazione, il nostro dolore, la nostra richiesta di aiuto per le vittime, anche per noi come comunità ecclesiale. Sarebbe molto bello immaginare che ciascuno di noi si rimboccasse in qualche modo le maniche a dire: io posso fare qualcosa. Ma per fare qualcosa bisogna capire meglio. Non dico studiarlo, ma almeno avere un'infarinatura. Ecco qui quindi lo spazio di una infarinatura, in modo tale che alla luce e alla fine, diciamo, di questi sei incontri, non è che io possa essere un esperto, ma capisco qualcosa di più o qualche motivazione in più e posso dire: adesso posso fare qualcosa. E quindi l'idea è che alla fine del sesto incontro ciascuno di noi poi possa dire: bene, mi rimbocco le maniche, e noi potremmo dire a ciascuno di voi: bene, c'è l'unità di strada, c'è questo, c'è quest'altro, e provare a fare ciascuno di noi la nostra parte. Perché il grosso inganno nella nostra fede è: Signore, aiutali tu. Come dire, dona la pace al mondo, e come dico io spesso, dire al Signore: Signore, dona la pace al mondo, è una preghiera da Miss Universo, se poi io non sono il primo protagonista della pace. La guerra mondiale nasce in casa mia, nasce con le mie prime relazioni. La pace nel mondo nasce con le mie prime relazioni. Ecco, eliminare la tratta nasce dal primo passo che io posso fare e che io devo fare. Perché il regno è annunciato nella comunità ecclesiale, ma è anche costruito con tutta l'enormità della nostra piccolezza. Ma il regno di Dio è costruito anche attraverso di noi, piccoli e semplici umili strumenti. Quindi è un modo, questo percorso, per dire: io posso fare qualcosa. Detto questo, tutto il resto, poi, soprattutto l'incontro di oggi, come dire, di cornice, di motivazione, di cuore evangelico, abbiamo il dono, la possibilità di ascoltare Suor Rita, che ringraziamo per aver dato disponibilità. Come dire, Suor Rita da anni spinge mo a motivare e così via, e ancora non ha perso la verve, l'entusiasmo soprattutto e quel cuore, e quindi ci lasciamo un pochettino anche accendere un po' da lei nel cuore. Grazie. Bene, grazie Don Ben. Ecco, anche di questo invito subito ero rimasta un po' lì, però ho accettato veramente con gioia e come tu dici con cuore acceso. Ecco, saluto tutte e tutti di questa opportunità che mi è data. Non è facile aprire un percorso così significativo e che sento così valido di formazione. Ecco, quindi ho sentito anche un senso, un peso anche di responsabilità, però mi sono lasciata guidare dalla parola e questo mi ha confortato e mi ha detto vai, Rita. A questa mia breve riflessione ho dato un titolo che ve lo consegno, Al pozzo in un'ora precisa. Ecco, allora una piccola premessa anche in modo per entrarci lentamente. È bello ritrovarci allora questa sera qui insieme, ripeto, anche se in modalità online, però che sento che questo è un luogo, uno spazio che non è solo riservato a chi vi parla, perché credo che non è più il tempo, e lo sappiamo bene, di maestri o di maestre, ma che è di tutti noi questo nuovo spazio. E pertanto tutti e tutte dobbiamo essere consapevoli che siamo chiamati ad abitarlo in maniera viva, compartecipando per far sì che l'ascolto sia fecondo, fondamentale. L'ascolto deve essere fecondo. Spesso, vedete, basta una parola, una frase, una domanda, un'idea, un gesto, un volto, anche un silenzio
per accendere una piccola fiammella di luce dentro di noi, per toccare il nostro cuore e sentire che è possibile. È possibile, pur dentro la drammaticità e assurdità di questi nostri tempi, di questa guerra, ma di tutte le guerre. Pur affrontando in questo nostro percorso formativo per operatori, volontari e non solo, una delle più terribili violazioni della dignità e dei diritti umani, che è la tratta di persone. Ecco, pur dentro a tanta oscurità, è importante sentire, è vitale credere che è possibile rigenerare vita e speranza in noi attorno a noi. Allora, quello che stiamo vivendo questa sera è un luogo spazio, questo nostro ascolto, che attingendo dalla sorgente del Vangelo, dove si narra dell'incontro di Gesù con la donna samaritana al pozzo di Sicar. Ecco allora, al pozzo in un'ora precisa. Giovanni, capitolo 4. Non solo possiamo udire parole, ma dando spazio all'immaginazione, superando stereotipi e pregiudizi, osare di lasciarci toccare da sguardi e domande, da inquietudini e desideri, da paure e speranze, assopiti o palpitanti nel nostro cuore e nel cuore delle tante giovanissime donne che accostiamo. C'è qualcosa che disturba nel microfono qualcuno? O che desideriamo accostare qui, sulle strade delle nostre città, dei nostri quartieri, o che sono nelle nostre case di accoglienza? Vedete, come fossero il pozzo che ha attirato e continua ad attirare cammini di donne, di uomini, di ieri e di oggi, assetati di acqua viva. Teniamola presente questa immagine del pozzo. Questa donna, la samaritana, vabbè, lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, è senza nome. Ma questa sera ci spinge a darle un nome. Provoca ciascuno di noi a guardare le tante fragilità che vanno riconosciute. Inquietudini, delusioni, bisogni, paure, dubbi, fallimenti. Fragilità che abitano non solo la vita degli altri, ma abitano anche la nostra vita. E guardate, vi assicuro che tutti noi spesso siamo tentate di non guardarle, queste fragilità, di considerarle strane a noi. Ma facendo così rischiamo di inaridire i nostri cuori, che invece proprio dalle fragilità sono nutriti di mitezza, ma anche dal desiderio di tenerezza, di compassione, di amore verso se stessi e verso gli altri. Allora solo questo toccare le nostre fragilità. Mi piace questo verbo toccare. Gesù ha detto a Tommaso, metti qui il tuo dito, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco, tocca. Ecco, allora solo questo toccare le nostre fragilità ci aiuta a non sentirci noi i buoni, i migliori, quelli che stanno dalla parte giusta, ma anche a non sentirci noi salvatori. È importante, magari anche con la scusa di essere di Dio perché battezzati, ecco, a non sentirci noi salvatori, illudendoci così di poter essere cristiani senza essere umani. Importante, non si può essere cristiani senza essere umani. A volte, e ce lo dobbiamo dire anche nella verità, rischiamo di cercare nella chiesa, nelle comunità parrocchiali, a volte anche religiose, nei gruppi, nelle associazioni, quei ripari personali o comunitari che ci offrono la possibilità, sì, di servire i poveri, ma mantenendoci a debita distanza dal dramma umano, senza prendere sul serio il cuore del Vangelo. E questo senza peli sulla lingua, Papa Francesco ce lo ricorda in Evangelii Gaudium. E dice così, a volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore.
ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri, che entriamo in contatto con l'esistenza concreta degli altri. Solo così, guardate, solo così possiamo conoscere la forza della tenerezza e restituire un nome, un volto, a chi l'ha perduto e a chi sa di non averlo. È importante, solo così possiamo restituire un nome, un volto a chi l'ha perduto e a chi sa di non averlo. Da oggi non ti chiamerai più Joy, ma Jessica. Farai soltanto quello che dico io. Mi avevano rubato tutto, il nome, la dignità, il corpo, l'anima, la libertà, il futuro. Ero una delle migliaia di schiave vittime della tratta che vivono nei sotterranei della storia. Ha narrato Joy, giovane donna nigeriana, nel libro che racconta la sua storia Io sono Joy, un grido di libertà dalla schiavitù della tratta. Papa Francesco, nel suo video messaggio in occasione dell'ottava giornata mondiale di riflessione e preghiera contro la tratta dell'8 febbraio scorso, in memoria di Santa Bacchita, ha denunciato con forza, e sono queste le sue parole, la condizione delle migliaia di donne e bambine trafficate e sottoposte a molteplici forme di sfruttamento, che riconsegna, dice sempre il Papa Francesco, con violenza le donne al loro supposto ruolo di subordinate alla prestazione di servizi domestici e di servizi sessuali, alla loro figura di erogatrici di cura e dispensatrici di piacere, che ripropone modelli relazionali fondati sulla discriminazione e la sottomissione a uno schema di rapporti improntati al potere del genere maschile su quello femminile. E questo ancora oggi e anche a livelli alti. Sono le parole di Papa Francesco. Allora la tratta è un fenomeno che non è solo una grave violazione dei diritti umani, un crimine contro l'umanità transnazionale che priva gli individui della loro libertà, resi schiavi per trarne vantaggi economici, ma è anche una vera e propria violenza di genere. Secondo dei dati statistici riportati dalle Nazioni Unite, il 72% delle vittime di tratta, infatti, è rappresentato da donne e bambini e bambine, le quali, a partire dalla loro posizione di forte vulnerabilità, vengono reclutate e sfruttate in funzione di un mercato prevalentemente maschile. Scrive Blessing nel suo libro Il coraggio della libertà, una donna uscita dall'inferno della tratta che ha vissuto il suo cammino di liberazione a Casarute presso la cooperativa NIOP. Se non ci fossero così tanti clienti, anche i trafficanti non potrebbero proporre con così grande abbondanza la loro merce umana. Sono parole di Blessing, fatta di migliaia di donne costrette a vendere il proprio corpo, che si traduce in un giro di affari gigantesco. Nessuno o pochi si interrogano su di loro. E continua. Sono quasi sempre mariti e padri di famiglia, che magari si dicono pure cristiani. Bisognerebbe guardare anche l'altra faccia della medaglia, con meno ipocrisia e perbenismo. E bisogna fare molta più sensibilizzazione e prevenzione della domanda, nonché promuovere un cambiamento culturale che anche in Italia si rivela, in molti casi, maschilista e razzista. L'ho sperimentato spesso. E Blessing prosegue. È necessario formare di più l'uomo alla relazione, al rispetto, alla gestione serena e costruttiva della sessualità, dell'affettività per sé e per la donna. Al fondo di tutto ci deve essere il riconoscimento dell'altro come persona
con la stessa dignità e gli stessi diritti. Non un oggetto, o peggio, una merce che si compra, si usa e si getta. Penso che quando un uomo chiede a una giovane donna, che potrebbe essere sua figlia, sua sorella, sua nipote, la sua fidanzata, quanto costi, non solo sfigura l'umanità della donna, insultando la sua libertà e dignità, ma disumanizza anche se stesso. Anche l'uomo si disumanizza. Ricordo ancora la forte domanda che Blessing ha rivolto a Papa Francesco nell'incontro presinodo dei giovani il 19 marzo 2018 tenutosi in Vaticano. Blessing, dopo essersi presentata e aver detto brevemente il dramma subito, ha così continuato. Caro Papa Francesco, quello che più mi inquieta è proprio la domanda. I troppi clienti, e molti di questi, come è stato detto, sono cattolici. Allora mi chiedo, e ti chiedo, ma la Chiesa è in grado di interrogarsi con verità su questa alta domanda dei clienti? Dopo un lungo silenzio, Papa Francesco ha detto a Blessing, ha risposto a Blessing, la tua è una domanda senza anestesia. Ancora silenzio e il Papa ha ripreso. Il problema che tu hai detto è grave, grave, grave. E ha concluso, dopo aver affrontato la domanda. Voglio approfittare di questo momento, dato che hai parlato di battezzati e di cristiani, per chiedere perdono a te, alle ragazze e alla società, per tutti i cattolici che fanno questo atto di violenza. Ha usato anche una parola forte, questo atto criminale. Allora, vedete, in questa linea si comprendono le parole forti che sempre Papa Francesco, come un grido che squarcia il buio di questa nostra cultura delle differenze e dello scarto, continua a lanciare. Sue sono queste parole. La tratta di persone è violenza, è la violenza sofferta da ogni donna e da ogni bambina, è una ferita aperta nel corpo di Cristo, nel corpo dell'umanità intera. È una ferita profonda che riguarda anche ognuno di noi. Ma noi potremmo dire, ma come può riguardarci? Cosa c'entriamo noi con la tratta, con lo sfruttamento, con tutto quello che sta avvenendo? Questo dramma, vedete, questo crimine contro l'umanità che sempre più tende a installarsi come modalità sistemica è impiantato anche nelle nostre città, Evangelii Gaudium, e ci tocca. Pertanto dovrebbe scuotere le nostre coscienze di donne e di uomini, aiutandoci ad aprire gli occhi per riconoscere che anche noi, in qualche misura, con più o meno consapevolezza, siamo parte e solidali nel male. Anche noi siamo parte di un sistema che mercifica tutto in nome del profitto, anche i corpi delle persone, dei poveri, dei migranti, di chi scappa da guerre, da carestie, da disastri ambientali. Sì, siamo parte di un sistema che sacrifica tutto al Dio denaro. C'è un libro della giornalista Valentina Furlanetto uscito nel 2021, dal titolo alquanto ingombrante. Noi schiavisti di massa, sottotitolo Come siamo diventati complici dello sfruttamento. La Furlanetto in maniera cruda e documentata ci mette davanti alla realtà ma anche alle tante nostre ipocrisie. Possiamo aprire gli occhi o possiamo chiuderli, magari girarci dall'altra parte, a noi scegliere. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile.
non è la scelta e l'agire di Dio. Dio ha osservato la miseria del suo popolo, ha ascoltato il suo grido di dolore ed è sceso per liberarlo. L'indifferenza non è una scelta possibile. Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Questo ci deve indignare fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana, sconvolgerci dentro, sentire queste viscere che si sconvolgono. Questo è dignità. Lo grida Papa Francesco in Fratelli Tutti. L'indifferenza non è una scelta possibile. Questo è dignità. Sconvolgerci con la sofferenza umana. Allora, quando il male intensifica le sue trame, come oggi il male della tratta delle persone, che sempre più si va espandendo, evolvendosi e articolandosi in forme sempre più aggressive e diversificate, che ha trovato anche nuove vie durante il lockdown. Pensiamo al mercato del sesso esercitato oggi in luoghi chiusi, via online. Ecco, quando il male intensifica le sue trame, occorre che il bene trovi spazi sempre più ampi e fedeli al Vangelo, per suscitare con la sua forza rinnovatrice qualità umane inedite di compassione, di tenerezza, di giustizia, di liberazione. L'Evangelii Gaudium ci ricorda che ognuno di noi deve sentirsi come marcato a fuoco dalla missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Bellissimi queste immagini, queste foche, con che forza. Ognuno di noi. È oggi il tempo favorevole. Né ieri né domani, è oggi il tempo favorevole per aprire nuovi cammini di umanità, percorrendoli non da solitari, ma insieme, con audacia, creatività e fiducia, osando anche di andare fuori dai percorsi abituali. Ci vuole coraggio. Allora vedete, non solo è bello, ma è importante tornare al racconto della donna del pozzo dell'Evangelista Giovanni. Una donna samaritana. E sappiamo bene che la Samaria, al tempo di Gesù, era considerata terra di gente che nel giudizio del popolo eletto aveva fama di razza religiosamente bastarda, di popolo infedele. È stupido agli occhi dei puri, di chi si sente superiore. Come si vede, una vera e propria forma di pregiudizi in atto e di razzismo da parte del popolo eletto. Anche per questo, allora, è interessante intrecciare insieme la luce della parola e la forza della testimonianza e sentire il cuore dentro di noi vibrare pensando all'incontro personale di questa donna samaritana con Gesù e immaginare luoghi, rientri, piazzole, insegne disseminate lungo le strade della nostra città come fossero tanti pozzi di Sicar quotidianamente abitati da tante giovani donne, da persone transessuali, le samaritane di oggi. Racconta ancora Joy nel libro. L'autista ci fece scendere poco dopo Francolise, un comune della provincia di Caserta, nei pressi di un bosco con cespugli e alberi. Ho dovuto indossare i vestiti che avevo nella borsa. Mi vergognavo. Cercavo istintivamente di coprirmi con le mani. Mi chiedevo: chi è quella ragazza che su una strada sconosciuta, lontano dal suo paese e dalla sua famiglia, il volto truccato in modo volgare, si offre per fare sesso? Mi rispondevo: non sono io. Quella ragazza non la conosco. Io non sono Jessica.
il nuovo nome datomi dai miei scavisti. Io sono Joey. Sì, sono tanti i pozzi di Sicar, anche oggi raggiunti da queste giovani donne, a volte minorenni, ma raggiunti anche da operatori e volontari dell'unità di strada e anche dai tanti uomini di tutte le età e estrazioni sociali che si fermano a chiedere una prestazione, ma anche da passanti, da cittadini che posano su di loro sguardi furtivi, disgustati, giudicanti, poche volte compassionevoli e che vanno oltre. Il pozzo è lì e ci attende. E Gesù arriva a quel pozzo, sconfinando, attraversando territori poco rassicuranti, presso pozzi in territori samaritani, per incontrare chi? Una donna dai 5 mariti. E viene da chiederci se anche noi, come Gesù, quasi per una necessità interiore, sentiamo il bisogno oggi di metterci in cammino. E se sì, chiediamoci qual è la spinta interiore che ci spinge a muoverci, a uscire, ad andare a incontrare, magari sconfinando in territori samaritani. A volte, forse per comodo o per addomesticarlo, continuiamo a restringere, a rinchiudere Dio dentro i nostri confini, considerati territori sacri, rendendo così innocua la forza liberante della sua parola, della sua compagnia tra le donne e gli uomini di ogni tempo. È la Chiesa in uscita, accidentata, povere dei poveri, tanto invocata da Papa Francesco. Uscire verso l'altro, gli altri, per giungere alle periferie umane. Mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi, ascoltare, per accompagnare chi è rimasto a bordo della strada e dare quindi al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità. Non passare oltre. Con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi. Sempre queste parole nell'Evangelii Gaudium. Alda Merini in maniera poetica direbbe: mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturare l'anima, coloro che hanno la carne a contatto con la carne del mondo, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Allora mi piace questo Dio che siede stanco al pozzo, dove è attesa la donna samaritana, dove oggi è attesa Faith, Rachel, Natasha, Manuela, Tina, dove è attesa ciascuna e dove è atteso ciascuno di noi. Un Dio sfinito per questo suo incontenibile cercarci e inseguirci. Sì, davvero bello questo Dio stanco per noi. E la donna samaritana arriva a mezzogiorno. Ecco, al pozzo a un'ora precisa. La donna samaritana arriva a mezzogiorno, nell'ora più calda della giornata. E in questo non c'è una logica, ma molto altro. Forse un senso di vergogna, il sentirsi umiliata e offesa nel suo desiderio profondo di amore e nel suo essere donna. Chissà quante volte questa donna, a causa della sua condizione di vita, aveva sentito il peso e il dolore di giudizi, di condanne. E noi ce lo dobbiamo dire con onestà,
siamo un po' tutti intrisi di pregiudizi ed esperti nel regalare con abbondanza giudizi e condanne. Che vuoi? Che c'è di male? Fanno il mestiere più antico del mondo. Da che mondo è mondo la prostituzione c'è sempre stata. Come se nulla potesse cambiare. Come se chi è schiavo deve restare schiavo. Narra ancora Joy nel suo libro. Quelle rare volte che uscivo, sempre insieme con un'altra ragazza, per piccole spese necessarie per il nostro vivere, gli uomini ci spogliavano con gli occhi. Alcuni si avvicinavano furtivamente e chiedevano a bassa voce: quanto costi? Anche se vestita normalmente, mentre camminavo per i fatti miei, ero considerata una ragazza in vendita, con prezzo da contrattare. La gente mi guardava con disprezzo. Ero una di quelle, marchiata per sempre. Ne ero profondamente ferita. Sarei voluta scomparire nel nulla. Avrei voluto gridare che non ero una merce, ero una persona, con una storia di inganni, di aggressioni, di abusi. E qual è la prima parola di Gesù alla donna? Dammi da bere. Incredibile. È Dio che si fa lui stesso indigente, bisognoso. Sì, l'indigente è Gesù. Dammi da bere. Tu, donna samaritana, tu Faith, tu Veronica, tu, Vera, puoi dare qualcosa a Dio, a questo Dio assetato. Sì, tu, Blessing, tu, Natasha, puoi dare qualcosa a me, assetata di umanità. Affascina lo stile di Gesù, il modo di Dio di togliere le distanze. Valorizza qualcosa che c'è in ognuna, in ognuno. Fosse solo un sorso d'acqua, dammi da bere. Fosse solo 5 pani e 2 pesci, un piccolo passo. Gesù sapeva che la donna stava attraversando terre di smarrimento, che era una poco per bene, diremmo noi. Ma Gesù, vedete, non ha preconcetti. Anzi, chiede qualcosa anche a chi non ha tutti i requisiti canonici. Ed è proprio questo modo di fare di Gesù che crea sconcerto nei suoi discepoli. Infatti, precisa l'Evangelista Giovanni, che quando sono arrivati al pozzo e vedendolo parlare con la donna, si sono chiesti: perché parla con lei? Ho l'impressione che questo stile di Gesù creerebbe anche in noi un certo sconcerto oggi, no? Forse anche noi, come i discepoli, non siamo ancora passati dalla parte del Maestro. Invece c'è da incantarsi da questo stile di Gesù, che è il suo modo per dire che nessuno è un vaso vuoto, che c'è un pozzo scavato in ciascuno di noi al quale attingere l'acqua viva della misericordia di un Dio che è padre e madre. Scriveva il filosofo Kierkegaard che ogni donna, ogni uomo e quindi tutti, senza distinzioni, ci portano in cuore un crepaccio assetato di infinito. Tutti. Allora quanta umanità in Gesù. Sceglie di incontrare la donna samaritana lì dove si trova, nella sua situazione, con le sue ferite, i suoi turbamenti, ostaggio delle sue paure,
e lo fa con una straordinaria libertà. Gesù non usa frasi fatte, parole già dette, ma parla di immagini, di desideri, di vita, parole che accendono e lunghi silenzi. Diceva Gibran che dovremmo imparare a credere a quanto non viene detto, perché il silenzio della persona si accosta alla verità più della sua parola. Sì, lunghi silenzi. E Gesù non fa violenza per desiderio di voler capire subito della vita di questa donna. Non inchioda la donna al suo passato, e noi a volte con quanta facilità lo facciamo. Pensiamo solo al linguaggio che si usa anche nei mass media: ex prostituta, ex detenuto, ex tossicodipendente, come un marchio che ti dice, che ti ricorda che tu sei il tuo passato. Mai inchiodare il passato, ma guardare oltre. Com'è diverso Dio? Com'è diverso Dio? È un Dio che si perde negli incontri, che si nutre di presenza, che sceglie di stare, di rimanere con. E tutti noi sappiamo bene che ciò che siamo lo dobbiamo ai tanti incontri che abbiamo vissuto, alcuni dei quali hanno segnato profondamente la nostra esistenza, addirittura dandole una svolta e una nuova direzione. Dio si perde negli incontri. Ciò che salva è lo sguardo, diceva Simone Weil. Questa donna si sente guardata da Gesù, proprio lei, donna samaritana dai cinque mariti, e in quello sguardo non sente giudizio, quel giudizio che si era sentita addosso come un vestito per tanti anni, ma sente il risveglio della sua dignità. Agli occhi di Gesù, lei lo sente dentro, conta molto di più. Si sente riconosciuta, rispettata, amata e riconsegnata al futuro. Per questo può lasciare a terra la brocca vuota e correre. In lei c'è ora un'altra sete. Bellissima anche questa immagine, no? Lasciare a terra la brocca vuota e pensare e correre. In lei c'è un'altra sete. San Francesco ricordava ai suoi frati che non basta, anzi è insufficiente fare del bene. Fare del bene appartiene all'esteriorità, spesso al nostro bisogno di immagine. Ciò che conta, diceva San Francesco, che vale, che tocca le vite, è il volere bene, voler bene. Questo appartiene all'affettività, all'interiorità, al cuore. E voler bene crea riti e costruisce legami. E questi non solo nutrono, ma si prendono cura della vita, di tutto e di tutti. E diventiamo preziosi e unici l'uno per l'altro. Penso che ricordiamo tutti con emozione il racconto del Piccolo Principe. È il tempo che diamo alle persone che le rende preziose. Non basta fare del bene. È il voler bene che tocca le vite. Pietro, dice Gesù, mi vuoi bene? E glielo chiede guardandolo negli occhi. Non chiede a Pietro se fa del bene, se sa organizzare eccellenti progetti, magari ottenendo anche finanziamenti, se sa fare piani pastorali. Pietro, mi vuoi bene? Ecco,
E questa è una domanda rivolta anche a noi oggi. Nella mia lunga e significativa anche esperienza di condivisione di vita con le ragazze accolte, maturava il momento personale in cui Blessing, Tina, Rosemary, Joy, e potrei continuare con tanti altri nomi, ognuna guardandomi negli occhi osava chiedermi: vuoi bene? Tu, sorrita, tu, mamma, mi vuoi bene? Fai tanto per noi, ci aiuti ad avere i documenti, andiamo a scuola, ti preoccupi dei nostri figli, della nostra salute, facciamo formazione professionale, fai tanto per noi, per me, ed è importantissimo, perché si apre una strada nuova, un futuro di speranza, ma mi vuoi bene? E a quella domanda che tocca la verità del cuore, ma anche il cuore della ragazza, cuori assetati entrambi, di luce, di dignità, di amore, come Pietro, ero chiamata a vivere la risposta. Sì, ti voglio bene. Simone Weil diceva che la compassione e la gratitudine discendono da Dio. E quando vengono donate attraverso uno sguardo, Dio è presente nel punto in cui gli sguardi si incontrano. Che bello! Dio si fa presente negli sguardi che si incontrano. Blessing nel suo libro ha scritto: riacquistare l'autostima non è facile, ci vuole tempo e ci vuole qualcuno che ti segua, da sole è quasi impossibile. Casa Ruth è stata per me una vera famiglia piena d'amore, qui sono importanti i legami di sangue. Qui non sono importanti i legami di sangue, questi, anzi, a volte, possono essere una catena che ti fa del male. Qui invece ho vissuto legami fondati sul bene e sul volersi bene, sul rispetto, sulla fiducia e su un progetto condiviso di vita buona. Ho sentito veramente che volevano il mio bene, senza altri interessi e senza chiedere nulla in cambio se non responsabilità e impegno. E Joy, nel suo libro, narra: la mia nuova vita è stata una continua rinascita, una risalita dal buio verso la luce. Nelle ore libere dagli studi lavoravo nella cooperativa New Hope, una sartoria etnica dove si impara non solo a cucire degli splendidi manufatti con stoffe africane, ma a trafficare la speranza e a ritessere la propria vita, a cucire, a unire i pezzi della propria vita. Il passato è lì, sullo sfondo buio delle tempeste che ho attraversato. Non posso dimenticarlo, ma guardo davanti a me per costruirmi anche con l'aiuto di persone che Dio stesso mi ha posto accanto e che mi vogliono bene, un'esistenza che realizzi i miei sogni, continuare gli studi universitari, laurearmi in mediazione culturale, soprattutto per aiutare altre donne che soffrono a ritrovare la dignità e una vita buona. Trovare uno spazio nel mondo in cui tirar fuori tutta la bellezza che ho dentro e che ciascuna porta in sé. Ce la posso fare. So che Dio non dorme. E continua: oggi sono ritornata a essere il significato del mio nome, quel nome che all'inizio, cui ho aperto la riflessione, gli avevano rubato. Tolto. Joy, gioia, gioia di vivere, di amare, di donare, diventare ogni giorno la vita e la speranza. A questo punto credo che alcune domande sono importanti da farci, direi necessarie.
per aiutarci a guardare al fondo del pozzo scavato in ciascuna e in ciascuno di noi, dal quale attingere l'acqua viva della compassione. Compassione. Allora possiamo chiederci: qual è lo stile dei nostri incontri e delle nostre relazioni? Siamo persone, gruppi, comunità che sanno parlare delle cose della vita, che non invadono le coscienze, che sanno far emergere pazientemente le attese del cuore, scavando nel bene che rimane comunque in ogni cuore. Ci abita dentro lo sguardo di Gesù per la donna samaritana. Quali desideri e sogni nutrono il nostro cuore? Sappiamo vivere la cura dell'attesa. La cura dell'attesa, saper attendere, avere pazienza. E ancora, sappiamo usare oggi cammini di liberazione capaci di accendere in noi e attorno a noi speranze nuove. È importante lasciarci toccare e abitare da queste domande. Lasciarci toccare e lasciarci abitare da queste domande. Ecco. Non possiamo rispondere questa sera, ma facciamo come Maria, portiamole dentro, custodiamole nel cuore. Lasciamo che lavorino dentro. Portiamo questa immagine di questo pozzo a un'ora precisa. Pensiamo allo sguardo di Gesù. Pensiamo all'incontro di questi sguardi, dove Dio si fa presente. Pensiamo a quella domanda: mi vuoi bene? Lasciamoci toccare e abitare da queste domande. Gesù ha detto, Matteo capitolo 21, in verità io vi dico che pubblicani e prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. L'affermazione è questa che dovrebbe scuoterci, inquietare. Una parola rivolta questa sera a ognuno di noi, e non per scherzo, non per scherzo. Almeno per me posso dire che sono state proprio loro, queste giovani donne prostituite, nostre sorelle, a scuotere la mia vita di donna e di consacrata, a risvegliare la mia umanità e a tenere viva e appassionata la mia fede. Vedete, all'inizio pensavo che eravamo noi, suore, a offrire loro cammini di liberazione. Di fatto abbiamo imparato a camminare una accanto all'altra, riconoscendoci capaci di amare, ma anche di ferirci, scoprendoci fragili, ma anche abitate da un insopprimibile anelito di vita. E nella fede, nella fiducia reciproca, è stato bello ritrovarci insieme più libere, più ricche in femminilità, in dignità e umanità. Posso dire di aver sperimentato che il prendersi cura è una forza trasformante, direi rigenerante, che ci cambia entrambi nel profondo. E il primo atto di cura è saper riconoscere la dignità di ogni donna, di ogni persona. Riconoscere la dignità è il primo atto di cura. Scoprirci figlie e figli amati. Solo così possiamo scegliere e imparare, anche dentro le difficoltà e le conflittualità della vita, ad accoglierci come sorelle e fratelli tutti.
questo nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale, tanto che Papa Francesco, ecco, continua a insistere, e lo vediamo anche oggi quanto ce n'è bisogno, quanto ce n'è bisogno. Sempre Papa Francesco l'8 febbraio scorso ha concluso il suo messaggio nella giornata di riflessione e di preghiera contro la tratta, rivolgendo un invito accorato a tutti noi. Ha concluso così: vi invito, e sentiamolo nostro questa sera, è rivolto a ciascuno di noi, vi invito a tenere viva l'indignazione. Tenere viva l'indignazione, lo ripete, e a trovare ogni giorno la forza di impegnarvi. Ecco, Don Ben, tu parlavi di tirarci su le maniche, di rimboccarci le maniche, ma io cosa posso fare? Trovare ogni giorno la forza di impegnarci con determinazione su questo fronte. Non abbiate paura, continua Papa Francesco, davanti all'arroganza della violenza. No, non arrendetevi alla corruzione del denaro e del potere. Tenere viva l'indignazione non solo è importante, ma necessaria per non far albergare in noi il male dell'indifferenza. Tenere viva l'indignazione perché tutte e tutti, ce lo ricorda San Paolo nella lettera ai Galati, tutti e tutte siamo chiamati a libertà, non solo io, tutti. E fino a quando c'è una sorella, un fratello schiavizzato, io non posso stare bene, la mia dignità non è completa. Lo possiamo, la mia dignità sarà piena, completa, quando insieme possiamo sentire che siamo chiamati a libertà e possiamo esserlo realmente. Ecco allora che nella speranza di poter aver riscaldato e acceso il cuore a nuove passioni, mi piace e mi dà gioia concludere questo momento di condivisione e di testimonianza, ripensando ai tanti nomi e ai tanti volti di giovani donne riconsegnati in questi anni al futuro e ora custoditi nel mio cuore, insieme alle mie consorelle, a tante altre persone, presenze amiche che con me e con noi hanno portato avanti questa missione. Nomi e volti che continuano in me, dentro di me, ad accendere speranza e a farsi preghiera. Non c'è mai un punto, una fine. Non si può voltare pagina. È il cammino che continua della dignità. Tanti nomi, tanti volti incontrati. Ciascun nome, ciascun volto unico e ripetibile. Ciascun volto portatore di dolore e di amore, ferite e bellezze, paure e sogni di libertà, povertà e possibilità di futuro e di speranza. Volti incontrati che mi hanno provocato nel cammino del riconoscimento e della valorizzazione dell'altro, del dialogo e dell'incontro tra culture e religioni altre. Volti incontrati che mi hanno svelato il volto del Dio amante della vita, di ogni vita, insegnandomi a ribellarmi davanti allo scempio che oggi si fa della persona, in particolare della donna e della sua dignità. Volti incontrati che mi hanno aiutato a varcare la soglia dell'accoglienza per imparare a prenderci cura l'una dell'altra, perché è solo così che possiamo veramente esistere nella pienezza della nostra personalità. Volti incontrati, accolti e ora scolpiti nel nostro cuore di donne, di madri, sorelle, amiche, che mi hanno chiesto e insegnato a riscoprire la bellezza fragile e sempre nuova della dignità umana. Volti che mi hanno fatto capire che i nostri tanti segni di croce non servono a nulla se non sappiamo essere e farci Chiesa del Grembiule. Bellissima questa immagine di Tonino Bello, la Chiesa del Grembiule. Stiamo avvicinando la Settimana Santa, il Giovedì Santo, è il momento in cui Gesù lascia le sue vesti e si cinge del grembiule.
farsi chiesa del grembiule, se non sappiamo impastarci come lievito dentro la storia e insieme far lievitare la giustizia, la pace e la fraternità. Tanti nomi, tanti volti incontrati, che continuano oggi a narrare a noi la bellezza di un Dio viandante, impaziente e desideroso di raggiungere i tanti pozzi in terre samaritane delle nostre città e farsi incontro, perché tutte e tutti possano dissettarsi alla sorgente dell'acqua che zampilla per la vita eterna. Blessing, Joy, Mirella, Oksana, Josephine, Rachel, e potrei continuare. Sono anche loro oggi le donne della resurrezione, che con coraggio e fede corrono per consegnare al mondo un annuncio di vita e di speranza. Non c'è scarto che non possa fiorire. Non c'è vita piegata, ferita, che toccata dal bacio dell'amore di Dio non possa risorgere a vita nuova. È anche questo un forte messaggio di liberazione e di gioia pasquale. Grazie. A te. Grazie mille, Giorgita. Grazie. E a voi, a tutti. Ho sentito, anche se c'era lo schermo, la vicinanza. Questo è bello. Ho sentito che i cuori c'erano. Questo è bello. Ecco, penso che adesso si può lasciare anche un momento anche di silenzio. Ecco, un po' domande ne ho anche lanciate. Poi, cosa dici, Don Ben? Abbiamo fino alle 19:30, se qualcuno... domande, sì. Qualcosa, come dicevi tu Giulia prima. Sì, se qualcuno vuole fare qualche domanda può a questo punto alzare la mano, farla direttamente, scriverla in chat, come preferite. Sì, io direi facciamo, ecco, 2-3 minuti un po' di silenzio, un secondo, e poi se ci sono delle domande si possono scrivere direttamente, oppure se uno vuole anche intervenire, però 2-3 minuti di silenzio per cortesia. Thank you.
Bene. Bene. Proviamo a lasciare uno spazio appunto a qualche domanda scritta o se c'è stata qualche domanda scritta oppure a voce. Se ci sono. Io avevo alzato la mano, ma più che altro non è una domanda, era per portare un contributo. Me ne è piaciuta molto la frase del trafficare la speranza, no? E allora volevo mettere in condivisione, non so se si vede, per parlare di speranza. Queste sono le ragazze di Santa Bhagita. C'è Happy e io imbraccio Grace al battesimo che abbiamo fatto a maggio e la speranza è anche questa, anche un battesimo, anche raccogliersi intorno all'altare e avere la possibilità di entrare in relazione con loro. E le ragazze del Santa Bhagita son veramente particolari, disponibili a questo. Ecco, volevo solo dare questo contributo di speranza. Grazie Silvia. Grazie. So che qualcuno aveva chiesto se avevo citato Don Tonino Bello. Sì, con la chiesa del Grembiule è proprio è Tonino Bello, con tutto quello che significa essere la chiesa del Grembiule, di Tonino Bello. Grazie. Sorrita, da come era la tua vita religiosa prima di intraprendere questa chiamata particolare, qual è la cosa che più ti commuove davanti a Gesù quando nella difficoltà tu senti che devi andare avanti? Guarda, io credo che in questo percorso di questi anni accanto a queste ragazze trovi la forza e energia se c'è questo dialogo costante e continuo con Gesù. Ecco, e quindi che mi ha aiutato anche ad attraversare le sfide più dure. Più c'erano difficoltà e più sentivo energia e una forza dentro. Quindi pensavo solo la grazia che ti tocca, non perché sono chissà che cosa, può essere questo. E poi il fatto, io credo che è fondamentale, quello che diceva San Francesco, devi voler bene. Se tu ami, se tu porti le persone dentro nel tuo cuore, non riesci più a capire dov'è, se c'è il volto di Gesù, perché come diceva Papa Francesco, lì c'è la ferita del corpo di Cristo. Lì, è lì. Quindi dobbiamo vedere dentro, ecco, questo. E poi credo che per chi è conquistato da Cristo, da Gesù, dal suo Vangelo, questa forza nella preghiera, insieme alle altre, alle consorelle, all'aiuto, ecco, alla rete, non sentirci solo e soli ci dà una grande forza, ecco, anche di affrontare anche i momenti di difficoltà o più faticosi. Grazie. Grazie a te. Allora, io ho una domanda. Sì. Sì, buonasera. Senta, davanti a una situazione del genere, proprio a livello tecnico, quando viene una ragazza che ha un passato sicuramente così forte e cruento, a livello emotivo, empatico, come ha detto lei prima, come, cioè, a tatto, come ci si comporta davanti a una storia così prima di tratta? Sì, no, il nome no, non riesco.
tu senti a pelle che c'è. Xenia Ruggeri. Xenia, senti, cioè, dopo dipende, ecco, perché la storia ti viene consegnata, come dicevo anche prima, c'è un dramma, è drammatico, tutte le storie di tratta, di violenza di queste ragazze, le immaginiamo cosa c'è, impareranno a consegnarle lentamente. Io di alcune ragazze, dopo anni, mi aggiungono sempre dei pezzetti della loro storia, dopo anni e anni, che ormai sono già inserite, sono fuori, per dire. Quindi, però già intuisci il dramma, cosa hanno passato, il massacro in cui hanno vissuto, l'esperienza della loro vita, cos'è il loro corpo e così. Ecco, ci vuole molta delicatezza. Devono cogliere che non c'è, come dire, e lo dicevo anche prima nella relazione, in quella, parlando di Gesù, dicevo a noi stessi come dovremmo essere. Questa delicatezza, questa vicinanza che deve sentire. E poi sentire, ecco, loro devono sentire che tu riesci a portare il peso, a togliere anche quel dolore, fartelo anche tuo, deve diventare anche il tuo. Che questo non vuol dire che tu devi restare schiacciata dal quel peso, ma portarlo insieme diventa leggero per l'altra e tu hai la forza, per grazia, di poterlo fare. È quello che fa anche Gesù, si carica, è il caricarci, quello che dice Papa Francesco, dobbiamo fare in modo, non possiamo stare a distanza. E le ragazze lo capiscono, lo sentono, sentono che riesci, che fai, non riesci, non è una riuscita. Senti che anche il tuo corpo, la tua vita, la tua affettività, il tuo essere è lì un altare, perché l'altro possa consegnarsi e insieme possiamo fare questa offerta vivente, ecco, qualcosa che diventa, lo colgono, lo capiscono. Poi sai, i cammini sono lunghi, ognuno ha un suo modo di reagire, chi reagisce a volte con forme di aggressività, di violenza, chi di sottomissione, ognuno poi porta anche quello che è, di quello che ha vissuto. Però ecco, grande rispetto, delicatezza, e anche tanto spazio al silenzio, l'esserci, essere vicini, la vicinanza, ma lasciando, non invadere con parole, domande, cosa hai, cosa non hai, si sa, lo capiamo, ecco. Ok, grazie. Grazie a te, Xenia. A me, buonasera a tutti, ha colpito il prendersi cura come forza trasformante, rigenerante. Quando si capisce che diventa forza e non diventa più un macigno? Beatrice, lo senti nella tua vita? Cioè, ti deve trasmettere un'energia dentro. Esce energia perché Gesù, è bellissima questa immagine di Gesù, Gesù ad esempio con l'emorroissa, ha sentito che qualcuno l'aveva toccato, perché ha sentito un'energia uscire da lui. Ti esce, ma ti ritorna. Nel percorso che la ragazza, nel suo rialzarsi, nella sua riuscita, ti restituisce. Per quello è bellissimo che non ci rigeneriamo da soli. Non possiamo, per quante adorazioni, preghiere, in silenzio, da sole, deve esserci il volto dell'altro, questo scambio. Questo continuo uscire e riprendere, c'è questo travaso, siamo com'è così diventa, capito? In modo che e la vita lo senti, se no uno si chiede ma com'è possibile, pensiamo a quanti missionari, anni e anni, ma non solo, attività che si vanno, a volte restiamo noi stessi stupiti di noi, ma come ho fatto? Come faccio a portare avanti per tanti anni? Eppure, ecco, il Vangelo, la forza del Vangelo, questo Cristo che ci abita dentro diventano, e questi volti, permettere che questi volti ci abitino dentro, diventano sempre un humus, che il concime adatto, quell'humus che permette alla terra continuamente di poter fiorire, perché non solo dobbiamo aiutiamo le ragazze a fiorire, ma se fiorisce la ragazza vuol dire che anche noi stiamo fiorendo. Rifiorendo, questo è il bello, rigenerare insieme.
Per quello non è mai un'azione unidirezionale, non siamo noi che facciamo il bene. Ha ragione San Francesco, imparare a voler bene, è insufficiente fare il bene, perché alla fine siamo noi che incanaliamo azioni, gesti e consegniamo all'altro, ma non abbiamo il coraggio di entrare in quella dinamica, in quella relazione dove anch'io mi nutro e loro non sono stressato perché ho fatto questo, ho fatto quello, ma diventa un'energia che diventa, capite? Penso che un po' è così, almeno dalla mia esperienza. Grazie. Prego, grazie a te Beatrice. Posso? Ah, Carla, ciao, sono Carla, ciao. Ciao, Sabrina. Allora, io non ti devo fare una domanda, perché le domande te le ho già fatte tutte, assolutamente, ma io ti devo dire che io ti posso ascoltare anche 100 volte, ma per 100 volte io ti dirò che la cosa che mi colpisce di più quando parli, e ti posso dire che non è scontato, è il tuo cuore di mamma. Io questo imparo, la prima cosa che ho imparato da te è avere questo cuore di mamma che accoglie senza avere fretta, senza guardare al di là, cioè facendo cadere tanti pregiudizi, tante cose. Quindi io ti dico che ogni volta che parli, ravvivi in me innanzitutto la gioia della missione che portiamo avanti, e poi mi dai sempre tanta forza, perché dico, se sorrida ce la possiamo fare anche noi, perché è vero, queste cose non stancano. Io questa esperienza la sto facendo. Diciamo che ti assorbono, ma è come dicevi tu, non possono togliere a noi la serenità, però ci possono dare la spinta per cambiare noi stessi, ed è questo il punto importante, dove sono, io sono sempre d'accordo con tutto con te, quindi queste sono veramente le cose più forti che vengono fuori. Grazie Sorrita, guarda, fai sempre interventi, perché ti assicuro che sei una fonte di ispirazione, grazie. Grazie Sor Carla, a te dell'amicizia, del bene e della passione che mettiamo dentro anche te. Bene, grazie. Bene. Sì. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo anche avviarci verso la conclusione. Ecco, io faccio due pennellate. La prima è, riprendendo due passaggi delle cose che tu hai detto, Sorrita, è: il Signore non inchioda mai al passato. Per lui esiste solo la vita per il futuro. Ed è l'unica cosa che ci spinge anche a volte a dire: il passato è chiuso, oggi c'è il presente, o domani c'è il futuro nelle mani di Dio, ed è un futuro di promessa, di vita. La terra promessa c'è per tutti noi. e quindi ecco, il Signore non inchioda mai al passato, contrariamente a noi che a volte sia con noi stessi che con gli altri, noi inchiodiamo al passato. La seconda era, citando Simone Weil, mi pare, no? E dicevi, è lo sguardo che guarisce, è lo sguardo sulle persone. E quando uno è abituato ad essere guardato come un oggetto, e non guarisce. Essere guardato, ecco, sulla strada ci capita questo, guardare le ragazze in maniera diversa. Sono quelle situazioni che guariscono o iniziano, danno una speranza di guarigione, no? La serie, c'è ancora una possibilità per me. Quindi soltanto come sottolineatura. La seconda pennellata che dico, ecco, poi penso di poterlo dire, che ecco, qualcuno l'ha già detto, ma ecco, ascoltare te Sorrita, uno diventa un po', ha un attacco di avidità spirituale,
Permettimi questa, nel senso, beh, se tu hai fatto questa cosa, la tua esperienza è questa, che ti ha nutrito, che ti ha trasformato, che ti ha dato gusto, sapore di vita, uno dice, come dice la samaritana, dammi di quest'acqua, cioè la voglio pure io, allora ha un senso spendere la vita in un determinato modo, ha un senso spenderla perché uno sente di averlo ricevuto dal Signore e quindi non può che diventare appunto... un contagiato di speranza e di nuova salvezza, insomma, ecco, appunto, tipo, dammi di quest'acqua perché così è, ecco, ha senso. Probabilmente questa è stata anche la reazione della samaritana verso Gesù, quando ha capito che c'è uno sguardo nuovo su di lei, un nuovo approccio e così via, e c'è la possibilità di credere in modo diverso, di vivere in modo diverso, anche la propria fede, non c'è più bisogno, e uno dice, vabbè, allora voglio questa, perché, ecco, quindi un po' parafrasando questa, ecco, ascoltando te, uno dice, ma dammi di quest'acqua, Signore, io voglio vivere così, ecco, a proposito del rimboccarsi le maniche, perché altrimenti noi cristiani a volte rischiamo di dire, bisogna fare del bene, bisogna fare volontariato, bisogna essere buoni, e questo è buonisti, insomma, e regge poco questa roba qua, o parte da dentro profondamente una trasformazione interiore e quindi non puoi che replicare criteri, modalità del Signore stesso sugli altri, sì. Oppure un buon proposito che dopo un po', insomma, una replica, due, e dopo al primo insuccesso non hai più pazienza perché non, le persone non si trasformano, non reagiscono come vuoi tu, no? Da un giorno all'altro. Certo. E la rosa, tu citavi anche questa, no? Quindi ecco, dammi di quest'acqua, ecco, io vorrei concludere ringraziando te, ma invitando me stesso e anche tutti quanti, c'è la registrazione, la condivideremo, ritorniamoci su, studiamo anche tutte le domande dette, è una questione di trasformazione del cuore, di trasformazione del mondo alla luce del Vangelo, non di buoni propositi. Ecco. E quindi grazie a tutti, io chiederò, ecco, lo chiedo ad Andrea, proviamo a rilanciare anche sul sito della diocesi la possibilità eventualmente da aggiungere altre iscrizioni, provate a farlo anche voi presenti, a coinvolgere qualcun altro, proviamo, perché è possibile portare il Signore con la nostra persona verso i diseredati di questo mondo, è possibile far rifiorire la speranza, è possibile fare piccoli passi in cui quell'indignazione che tu richiamavi su invito di Papa Francesco, quella santa indignazione per cui che dice non di rifiuto ma di dire bene, facciamo piccoli orti, piccoli giardini, piccoli orti vanno fatti, non le coltivazioni, come dire, OGM o intensive, cioè, non si tratta di tu per tu, come il Signore fa con noi, tutti dobbiamo avere la memoria quando il Signore ha fatto questo con noi, ci ha sedotto. Ecco. Bello. Quindi grazie a tutti, buona serata e ci vediamo. Il prossimo appuntamento, Giulia, Andrea, quando è il prossimo appuntamento? Appuntamento è mercoledì prossimo, sempre alle 6. E il secondo incontro è sul lavoro di rete. Benissimo. E sarà con noi Monica della comunità di Sant'Egidio, ecco, Monica Attias. Va bene. Allora concludiamo con un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, prega per noi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti e grazie. Grazie, Sorrita.